Enzo Petrillo, sei arrivati al culmine di un percorso. Ah sì, la soddisfazione è grande perché non è solo una vittoria di una stagione, è la vittoria di 10 anni di lavoro, lo testimonia i 2 campionati vinti quest'anno. Quello più importante per risultato è questo, ma senza quello giovanile di gennaio non saremmo qua adesso, perché l'ossatura di questa squadra, come abbiamo detto, è formata dai nostri ragazzi di Varese che sono cresciuti e hanno fatto tanto benissimo. L'anno scorso il nostro percorso si è fermato in semifinale e, come avevo rilasciato nell'intervista, sentivamo molto amaro in bocca e avremmo lavorato per levare questo sentore. E stasera solo miele, soddisfazione e fiumi di prosecco, perché a questo punto dobbiamo festeggiare e domani vedremo, però la sensazione è bellissima, è la fine di un percorso anche anticipato rispetto a quelle che erano le nostre aspettative, tanta soddisfazione, una bella organizzazione, un grazie veramente a tutti quelli che partecipano a questa società, ma il grazie maggiore va veramente alle persone che stanno dietro le quinte, che non compaiono e che fanno tanto per far sì che questo risultato sia venuto in maniera così evidente, dominando una stagione con un passo falso e basta, ma l'equilibrio e i valori stasera si sono visti, quindi grande stagione e siamo forza Varese, siamo veramente contenti, campioni. Coach Nick Holt, great win here in Milan. How you feel? Oh, fantastic. Great stadium, great win. National championship, Division II. Can't ask for anything better. Beautiful night, great fans, great players, great coaches. And it was a great evening. The game was close up until the late fourth quarter. And, you know, the Lions play hard like they always do, but our guys, we got a good, tough football team. I'm very, very proud of our coaches and our players. You will stay here? Will I stay here? I don't know that. We will go back to the United States for a little bit. We need to go see our family and then make some decisions. And we love Italy, both Julie and I, and this is like our second home. What do you think about Italian football? I love it. I think it's good. You know, I think especially this year, I thought the coaching is so much better than what I experienced last year. But and it keeps getting better. And the kids seem to pick up on it. I really enjoy it. And what I really like is the kids listen. They want to be coached and they want to get better. And that's very refreshing. And now enjoy the party. Well, you know that. We will enjoy the party.